Napoli, 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 che delusione, che delusione, che delusione. Ancelotti, è ora che ti fai i bagagli e te ne vai da dove sei venuto. Avrei vinto anche tanto nella vita, perché è un grande campione, cioè Ancelotti non è, stiamo parlando di Carlo Ancelotti, un grandissimo campione, ha vinto tanto anche come allenatore, ma ha perso tanto pure, ed è stato pure esonerato, guarda caso, sempre con la media, dopo un anno e mezzo che giocava nel Chelsea, in compagnia bella, insomma, Bayern, è stato sempre esonerato dopo un anno. Il Napoli ha funzionato fino adesso, ha funzionato perché c'era fino adesso, e poco tempo fa ha funzionato per il primo anno perché c'era ancora il gioco di Sarri. Finito il gioco di Sarri, caput, tutto finito. Quindi ha questa malattia morbosa di cambiare i ruoli alle persone, cioè ai giocatori, è una cosa bruttissima, cambiare i ruoli. Tu hai una vita che fai attaccante destro, te trovi attaccante sinistro. Sei centrocampista centrale, fai l'ala destra, l'ala destra fa la mezzala sinistra, ci manca solo che portiere si mette a fare l'arbitro, boh, non lo so. Quindi quando ci sono questi personaggi, hanno queste grosse manie, perché quelle poi sono manie alla fine, sono manie di voler cambiare per forza a tutti i costi, per abbandonare il fatto di Sarri. Se lui continuava a giocare come giocava Sarri, cioè, vabbè, non ha inventato niente, dicevano, no? Non ho inventato niente, stai continuando il giro, che forse era meglio se facevi i cazzi suoi. Questa voglia di rinnovarsi ha creato questo sfacelo che oggi noi tutti abbiamo. I giocatori sono arrabbiati, li vedi che non giocano bene, la società, boh, ADL non lo esonererà mai a Ancelotti. Certo, non potrà essere esonerato, perché se viene esonerato si sa benissimo che poi ADL deve pagare due stipendi, uno a lui e uno al nuovo allenatore, quindi non gli conviene, assolutamente no. Ancelotti, perché dimettersi, perdere i soldi, chi se ne fotte. E intanto il Napoli cade e cade sempre più giù. Non so qual è la soluzione sarebbe quella che se ne va a fanculo Ancelotti, quello di sicuro, che si toglie proprio dai maroni, lui e il figlio. Alla prossima ragazzi, alla prossima.